buon secondo tempo, il primo gliel'abbiamo regalato, ma d'altronde capisco che quando si spegne la luce diventa dura, però Forse arrivano anche i ho risultati dagli cercato. altri campi Sì, ma al di là degli altri, no, ma che in al di là, qualche sì, ma non modo è. levavano quelle piccole Sì, ma speranze non che è. c'erano dei playoff. Speranze, sappiamo bene che domenica in casa con Campobasso l'abbiamo perse, ci A Monterotondo voleva, soprattutto a Monterotondo, però abbiamo fatto male nel primo tempo, bene nel secondo tempo, meritavamo sicuramente di fare gol su 5-6 situazioni, però chiudiamo questa stagione fortunatamente non con una sconfitta perché venivamo da due sconfitte. E gliel'avevo detto stamattina, però sicuramente la vittoria, speravo nella vittoria, però come ti ripeto, campionato che noi abbiamo fatto quando c'era da fare, quando c'era da battagliare, quando c'era da tirare fuori gli attributi, come ti ho detto pure in precedenza, questi ragazzi l'hanno fatto, io personalmente non gli posso rimproverare nulla perché si sono messi a disposizione e l'obiettivo. Quando sono arrivato io era quello lì, poi è normale che abbiamo pure avuto la possibilità di agganciare i playoff, ma abbiamo perso delle opportunità, delle occasioni, vedi a Notaresco dove meritavamo di vincere, abbiamo perso a Monterotondo, sicuramente se arrivi qua per fare i playoff sicuramente arrivavamo con un'altra testa, ma non siamo arrivati con la testa giusta. Il suo bilancio personale in 10 partite, 15 punti, come lo giudica? Buono proprio dal punto di vista dei numeri. Ma questo lo dovete dire voi, io lo scorro in quelle 6 giornate dove siamo stati imbattuti, abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo dominato quasi su tutti i campi, sia in casa che fuori, addirittura a San Benedetto potevamo vincerla, però come ti ripeto, pure domenica abbiamo fatto una buona gara in casa, abbiamo sempre onorato, noi abbiamo sbagliato la partita a Monterotondo, lasciamo stare Fano, che sono arrivato giovedì. Ma la mia squadra da quando sono subentrato la partita l'abbiamo sbagliata a Monterotondo. Sì, ragazzi, hanno notato il 110%, personalmente a me, abbiamo ottenuto l'obiettivo a 3-4 giorni dalla fine. Luisa, mi chiedono la linea dallo studio, però solo un flash. Il futuro della società si scriverà in settimana. Il suo futuro vorrebbe rimanere a Chieti? Ma non è che il futuro di Luiso lo deciderà la società. Io sono stato bene, ho fatto quello che dovevo fare, salvarmi, e adesso aspettiamo la società. Sicuramente una chiacchierata ce la faremo. Grazie, grazie.